Il 7 ottobre del 2006, Anna Politkovskaja, giornalista dissidente del regime di Vladimir Putin, è stata uccisa nell'androne del suo palazzo. Redattrice del Novaya Gazeta, è l'autrice di La Russia di Putin, un libro simbolo di quegli anni e in parte profetico dei tempi che stiamo vivendo oggi. Valeri non sarebbe riuscito a lavorare per il bene degli altri. Nella caserma di Uzhur, gli ufficiali non avevano freni. I sottotenenti rubavano i soldati fino all'ultimo coperchio, maltrattando chi cercava di salvaguardare la propria dignità, come Valeri. Nei 6 mesi che gli passò, dalla caserma uscirono 4 bare, tutte di soldati semplici, tutti picchiati a morte. Nell'evento organizzato dal Museo Maxi, Io vivo la vita e scrivo di ciò che vedo, artisti, giornalisti e personalità del mondo della cultura hanno riletto i passi più significativi del libro. Il palco, illuminato da luci blu e gialle, voleva rendere omaggio alla resistenza in Ucraina. Ma siete o non siete umani? Mi chiedo spesso se Putin lo sia, o se è solo una gelida statua di ferro. Se è un essere umano, non lo dà certo a vedere. È molto importante leggere le parole di Anna Politkovskaja anche molti anni dopo la sua morte, perché aveva previsto tutto, aveva detto tutto. Aveva detto tutto dell'esercito di Vladimir Putin, di come è trattato e di come agisce, di quel che è accaduto in Cecenia e di quel che poteva accadere ancora. In qualche modo ha profetizzato quel che sarebbe accaduto e che sta accadendo oggi in Ucraina. Occorre amare la realtà, cercarla, stanarla e poi renderla con la massima asciuttezza possibile. Mi sembra che lei facesse esattamente questo, il che la rendeva ancora più unica e preziosa, e credo che sia una lezione per tutto il giornalismo, anche quello italiano, il fatto di non abusare della propria parola. La parola è tanto più potente quanto non se ne abusa. O si affrontano o si evitano. La sede di un reggimento speciale dei servizi segreti del Ministero della Difesa russo, un reparto di lì al massimo livello, non è il posto per dei civili come me.